È solo un normale controllo, vedrai. Oggi è stato il turno di Ezio Rossi, già aderente alle organizzazioni comuniste combattenti, dalle quali si è dissociato 4 anni fa. I rapporti con il bandito Cavallero e con Valanzesca non sono verificabili, però sono credibili, perché vedi, date, luoghi, coincide tutto. Lo ricordo molto bene. È finito in OPG. Speravo che il percorso fatto insieme fosse servito. Se è il sovraffollamento il problema, perché non facciamo uscire quelle persone che non ci dovrebbero più stare qui? Ferrari, sei un reietto irrecuperabile, buono soltanto ad attentare al vivere civile. Dottore, ho avuto paura e sono scappato. Una comunità? Una comunità non è la libertà, direttore. Ho pagato 34 anni. 30 anni come carcere, dopodiché la misura di sicurezza è andata in esecuzione e sto scontando i 3 anni della misura di sicurezza di 30 anni fa, dove non si trova manco più la perizia psichiatrica. Noi siamo fermi ad una visione dell'Ottocento.